Ciao ragazze, se vedete qualcosa di diverso perché ho dovuto accendere la luce artificiale perché oggi è un tempo da lupi praticamente, quindi non mi piace mai accenderla perché è bellissima, illumina tantissimo, solo che ne ho solo una e da questa parte sono bella illuminata e da qui sono un po' più in ombra, ma insomma chi se ne frega, tanto non vi devo far vedere chissà quali colori, eccetera. Questo è il video dei 15 prodotti che uso tutti i giorni. È un tag che è partito praticamente su Instagram e insomma questa qui è la foto che vi avevo fatto vedere su Instagram. A proposito, se avete voglia, se vi fa piacere di seguirmi su Instagram, mi trovate come Chioro83. E niente, l'ho trovato veramente un tag molto carino e ho pensato di farlo anche come video, anche perché ci sono alcuni prodotti di cui ancora non vi ho parlato e magari vi posso fare una sorta di non prime impressioni, perché sono comunque prodotti che uso già da vari mesi, una sorta di pre-review, diciamo così. Tra l'altro questo video l'ho visto già fare da The Gilmore Addicted e VAX 2007, quindi ho pensato ok, lo faccio anch'io. Questi sono quindi tutti i prodotti che uso tutti i giorni, diciamo che non ho messo tipo detergente intimo, bagnoschiuma, sapone che uso per le mani, insomma vabbè, cose che non ho molto da dirvi, diciamo così. Come primo prodotto che uso è il gel detergente delicato per bimbi di Bioficina Toscana. Questo è un prodotto che io uso da quest'estate, che mi piace tantissimo. È con olio di oliva bio toscano e diciamo che è indicato per i bimbi, però diciamolo, io sono una bimba, quindi va bene anche per me. No, scherzo, vabbè, è per corpo e capelli. E io lo uso principalmente, come ho sentito già da molte altre ragazze, per il viso. Mi piace un sacco la confezione perché è molto pratica e ne serve veramente pochissimo, lo mischio con un po' di acqua, faccio così e viene una schiumettina veramente molto delicata ed è perfetto per il viso, soprattutto se avete un viso molto delicato come il mio, non tira la pelle, la lascia morbidissima. Ci tenevo a parlarvene, però insomma è un prodotto che vi recensirò anche successivamente perché lo voglio testare anche con l'inverno, così come vi voglio parlare meglio quest'inverno di questa crema, che è la crema viso opacizzante alla magnolia di Mater Natura, che come vedete sto utilizzando dal 30 di giugno, l'ho scritto anche qui, e mi piace tantissimo. Questa crema è fantastica perché è veramente opacizzante, però mi riservo anche questa di parlarvene meglio, insomma nel periodo invernale, perché comunque trovo che i prodotti di skincare debbano essere recensiti dopo un parecchio tempo e soprattutto testati in varie stagioni, perché magari d'estate può andare bene, ma d'inverno può non bastare. Ecco, questa qui è la confezione. Questa d'estate è stata fantastica perché idrata, anche ora la sto utilizzando, idrata al punto giusto e nutriente al punto giusto. Io comunque ho una pelle mista e mi lascia opaca tutto il santissimo giorno, ma proprio finché non vado a letto. E da quando uso questa crema praticamente non ho più la pelle lucida, però appunto vediamo come si comporterà anche quest'inverno. E comunque per ora la sto adorando, costa 25 euro e 40, 25,80. Mater Natura è una marca made in Italy ed è una marca che veramente mi ispira parecchio. Vorrei comprare anche il balsamo sempre di Mater Natura, ne ho sentito parlare molto bene. È una marca un po' costosetta, però alla fine se i prodotti valgono veramente come questa crema, cioè va bene. Qua c'è scritto per pelli grasse, faux gras, pelli grasse, però, ah, ecco c'è anche l'italiano, pelle grassa, però sì, io ho una pelle mista e va benissimo, insomma, anche per me. Sempre per la skincare, il contorno occhi di La Vera, l'acido ialuronico, che anche questo utilizzo da parecchio tempo. E niente, mi sta piacendo, anche questo mi sta piacendo, è un contorno occhi idratante, ma non troppo, cioè non è che vi unge ed è abbastanza rassodante, insomma anche questo ve ne parlerò meglio prossimamente sui vostri schermi. Poi andando veloce su alcuni prodotti come il deodorante, che io uso questo qui, che è il deodorante Dove in stick, però perché lo preferisco in stick, lo sapete, io con i deodoranti non mi trovo bene, e questo qua mi fa durare almeno, cioè mi fa durare, mi fa puzzare tutto il giorno. Poi il mio dentifricio amatissimo Parodontax, questo qui nella versione normale mi sembra, questo qui oltre ad avere un buon inci, che è qua,
Eccolo qui, oltre ad avere anche un buon inci, protegge le gengive ed è molto molto buono. Ho preso anche la versione extra fresh e insomma vedremo come si comporterà. Il colluttorio della Esi, questo qui è quello di cui vi parlavo nel video dei prodotti terminati. Ho finito quello dell'Equilibra e ho ricomprato questo qui, anche se costa 1 euro in più, però io mi trovo meglio rispetto a quello dell'Equilibra. Anche questo ha un buon inci, forse non è proprio totalmente verde, non lo so. Allora, l'azione antibatterico con origine naturale costa all'incirca 5 euro e qualcosa, sono 500 ml di prodotto ed è molto buono secondo me. La cera labbra di Anthos la notte e il burro cacao della Vivi Verde Coop, che però purtroppo non trovo, sarà tipo disperso in qualche borsa, non lo so. Comunque vabbè, vi avevo fatto vedere nella foto di Instagram appunto il burro cacao, non so se lo vedete, sì. Eccolo qui, burro cacao della Vivi Verde Coop e appunto la cera Anthos, di queste vi ho già parlato nel video dei top 3 bio, quindi insomma sapete che mi piacciono tantissimo. Per la sera ogni giorno uso la crema mani di Caudalie, che però vedete che è finita e ce n'è ancora qualche cosa, la sto proprio schiacciando fino all'ultimo. Finita questa ho quella lì di Benecos, la crema mani di Benecos, quindi poi utilizzerò quella lì. Sempre parlando di mani, ho riniziato da un mesetto ad utilizzare il Cuticle Care della Badger, che è ottimo, veramente buonissimo per le cuticole. Appunto, io quando ho lo smalto lo metto solo sulle cuticole, quando non ho lo smalto lo metto su tutte le unghie e lascia veramente le unghie belle morbide, idratate, le ripara, le protegge, veramente molto buono. Per quanto riguarda il make-up, invece, che uso tutti i giorni sono questi prodotti qui. Sicuramente i due prodotti per le sopracciglia che uso sempre, magari quando devo uscire, devo andare in comune a fare una cosa molto veloce, magari non ho voglia di star lì a truccarmi, però le sopracciglia le trucco sempre. Quindi uso la Manga Brow di Neve, questa qua mi era stata mandata, e praticamente ho, diciamo, per il momento accantonato quella di Kiko e sto sempre utilizzando questa qui con il gel per sopracciglia di Kiko, che mi piace tantissimo, veramente. Penso che lo ricomprerò assolutamente. Primer Occhi di Zoeva, questo qui nella versione matte, che come vedete sta arrivando agli sgoccioli, e lo voglio, insomma, quando ordinerò da Machilaia ce lo butto dentro, perché è veramente ottimo questo primer. Io ho provato il primer di Too Faced Shadow Insurance, ho provato il primer di Urban Decay tempo fa, ho provato anche il primer di Art Deco, ma tipo 5 anni fa, il mio primo primer. Quindi comunque di primer ne ho provati, anche di costosi, super famosi. Devo dire che questo non ha nulla da invidiare a quelli super famosi, anzi mi piace molto di più rispetto agli altri, ed io ho una palpebra molto oleosa. Poi correttore cancella età di Maybelline, che è praticamente da quando ho tolto la spugnetta, che io l'ho semplicemente tirata e si toglie. E spreco molto meno prodotto, perché prima praticamente quando avevo la spugnetta dovevo fare due giri per far uscire il prodotto, adesso così basta un mezzo giro e esce subito il prodotto, quindi si spreca anche meno. Ogni volta che lo mostro su Instagram o in video mi chiedete se c'è ancora, se esiste ancora. Io lo trovo ancora da Tigotà, c'è ancora, solo che praticamente va via come il pane, quindi appena lo forniscono lo riforniscono, se va via subito praticamente. Però insomma da Tigotà c'è, io lo riesco a trovare, io ce l'ho nella tonalità light e mi piace tantissimo. Anzi, appena lo riuscirò a ritrovare di nuovo me lo prendo uno di scorta, perché non si sa mai. Ed infine il fondotinta compatto di Bare Minerals, che sto continuando a utilizzare, ed è questo qui, che non accenna neanche a scalfirsi, non so, a farsi un buchettino, niente. Anche se lo uso sempre, lo uso tutti i giorni, c'è da dire che non è che ne uso una quantità, cioè lo uso po comunque poco, e a me piace tanto perché comunque dura, non mi lucida, ha una coprenza discreta e insomma ha un buon inci. Io mi trovo bene, non ho nessun problema con questo fondotinta. Continuerò ad utilizzarlo finché insomma mi andrà bene. Quindi ragazze, questi erano i miei 15 prodotti che uso tutti i giorni, togliendo appunto altri che comunque ovviamente detergenti tipo sapone liquido, cose che per lavarsi ovviamente, ma insomma magari non avevo un granché da dirvi.
Siete tutte taggate come vi ho taggato appunto su Instagram, anche qui voglio taggarvi tutte quante, e in particolare vorrei taggare Eleonora Manni, Sara Monix, Nishanti, George April, Simon's Love Makeup, insomma tutte quante voi. Vorrei appunto vedere questo video perché comunque a me piace, è interessante, si può parlare comunque dei prodotti che si usano tutti i giorni, si può fare insomma una sorta di pre-review, prime impressioni, boh, così. E se non fate video, fate una foto su Instagram, taggatemi così lo vedrò. Grazie per aver seguito il video, un bacione e alla prossima!